indispensabile ormai quando leggo un libro, che lo rendono valido e potente dal mio punto di vista. Il primo ingrediente è sicuramente il sentire che l'autore, al di là della bellezza della storia e la bellezza dello stile e della scrittura, ha una premura, gli preme raccontare quello che sta raccontando, come se volesse fermare il lettore e dirgli proprio a tu per tu: fermati, io ho, è per me importante raccontarti questa storia e nessun'altra in questo momento. E direi che questo ingrediente c'è in dosi notevoli nel libro di Roberta. Dopo la morte di sua madre, lo racconta lei nel libro stesso, ha passato un anno intero a leggere e a dare un ordine a lettere, cartelle cliniche, appunti, quaderni, pensieri di Marina, a volte sgangherati, a volte lucidissimi, sempre di una grandissima profondità. E in questo lavoro sento il bisogno di trovare un ordine nel caos di quello che è stato l'avvenimento del suicidio di sua madre. E anche sì, di dare un ordine, di pintare un cosmos per incontrare, avvicinarsi, sono sempre parole più o meno che dice Roberta nel racconto, avvicinarsi alla madre che si è definitivamente allontanata da lei, per capirla e per condividere questa esperienza con altri che leggeranno il libro e che possono aver attraversato un'esperienza similare.